Presidente D'Alfonso, 210 milioni di euro dalla cabina di regia Fondi FSC del Palazzo Chigi, un importante risultato, un lavoro però nel quale lei chiama in causa anche i parlamentari abruzzesi. Ma io so che i parlamentari abruzzesi non saranno contrari, non sarebbero stati contrari e so che nel futuro mi aiuteranno rispetto a questi risultati. Allo Stato devo ringraziare Palazzo Chigi, il MIT, devo ringraziare il ministro Lotti, il ministro Graziano Del Rio, devo ringraziare Paolo Gentiloni e Matteo Renzi e Stefano Bonaccini che hanno voluto che io entrassi in rappresentanza delle regioni italiane all'interno della cabina di regia che amministra i fondi FSC. Fondi che abbiamo fatto in modo attraverso le nostre discussioni, tutte video registrate. Voi sapete che io ho imparato a difendere e a leggere anche il linguaggio delle accuse nelle aule dove sono stato trascinato e ho imparato che la videoregistrazione ha una potenza dispiegatrice. Abbiamo spiegato come in Abruzzo è fondamentale, per esempio, fare in modo che si completi l'infrastrutturazione ferroviaria tra Sulmona, L'Aquila e Rieti, circa la elettrificazione e la velocizzazione. È un'altra maniera per avvicinare la miniera relazionale di Roma all'Abruzzo attraverso L'Aquila, passando per Rieti, per le persone e le merci. Ma abbiamo fatto un vero e proprio miracolo per quanto riguarda questa sì, un'idea di nuova Pescara che funziona, che non è costruita sui guerrieri, sul numero degli abitanti, ma sulle infrastrutture, sulla velocità e sui trasporti. Si raddoppia la Pescara Chieti-Manoppello con un numero incredibile ma necessario di risorse non gravanti sulla fiscalità dei cittadini abruzzesi o sul bilancio della Regione Abruzzo, 111 milioni di euro. Questo investimento consentirà a quella specie di violenza della pubblica amministrazione che ha partorito l'interporto in ragione di un contratto sbagliato, di una convenzione sbagliata che mai io avrei concepito e firmato negli anni lontani nei quali è nata quella convenzione. Questo tipo di infrastruttura che noi abbiamo fatto finanziare e che di qui a 4 mesi verrà contrattualizzata consentirà anche all'interporto di avere una dignità, perché oggi è un'opera senza dignità.